Allora io darei il via a questo incontro ringraziando tutti i presenti con i quali già ci siamo salutati. L'incontro è il secondo appunto di un breve ciclo sulla scuola che è nato dalle continue chiacchierate che ho la fortuna di fare con Suora Anna Monia, da dove emerge, dal punto di vista scolastico, emerge quella che ormai è una banalità, ma all'inizio forse di questo anno pandemico non lo era, cioè le situazioni come quelle che stiamo vivendo in realtà fanno emergere tutte le possibili iniquità e lacune che evidentemente gravano sui soggetti più deboli. All'interno del sistema scolastico, i soggetti più vulnerabili sono e sono stati in questo anno in particolare, senz'altro, i disabili, i ragazzi disabili. Il tema è molto delicato, per cui mi fa molto piacere che a introdurlo sia il professor Andrea Simoncini, che appunto insegna diritto costituzionale all'Università degli Studi di Firenze, di cui è anche direttore di dipartimento. Professore, grazie. Grazie a te Serena, mi sentite? Sì. Siamo in onda. Bene, grazie a te Serena davvero per questa opportunità così, di poter dialogare e anche per avermi messo in condizioni di conoscere Suora Anna Monia, la dottoressa Stellino, l'assessore Donazzan che ascolterò con grande interesse. E soprattutto ti ringrazio perché appunto mi pare che l'Istituto Bruno Leoni abbia fatto una cosa molto utile e meritevole, quella di mettere in discussione questo tema della scuola adesso. Io poco prima di questa riunione ne finivo un'altra appunto all'interno dell'università e il tema che tutti ci stiamo ponendo adesso è: cosa succederà di queste nostre generazioni, di questi 2 anni persi sostanzialmente adesso scusate se semplifico molto, ma insomma questi 2 anni molto difficili che avremo della scuola, in cui io penso che il tema della disabilità sia forse tra i più dimenticati, all'interno di un settore che tende ad essere l'ultimo nella considerazione dei nostri politici. L'educazione, come sappiamo, in Italia è sicuramente una delle carenze croniche del nostro sistema politico, la capacità di occuparsi di educazione, di investimento in educazione, ma all'interno dell'educazione ci sono, come dire, delle isole di libertà che sono ancora più a rischio, penso a quella della disabilità. Comunque, a me è stata chiesta una cosa abbastanza specifica e cercherò di rispondere a quello che Serena mi ha ordinato di fare. Ed è quello di cercare di inquadrare questo tema dal punto di vista costituzionale. Io è di questo che mi occupo. Ed è importante di questi tempi ricordarci che questi temi, il tema della scuola e il tema della disabilità e dell'inclusione nella scuola, hanno un valore costituzionale. Costituzionale vuol dire al di sopra del dibattito politico, vuol dire non disponibile alle maggioranze e alle minoranze politiche. Dovrebbe essere un elemento sul quale non votiamo, come dicevano i giudici della Corte Suprema americana. Sui diritti fondamentali non si vota, su questa parte, questi sono quegli elementi di contorno del sistema che servono per far funzionare tutto il sistema. Possiamo discutere più tasse, meno tasse, più politica estera, meno politica estera, ma non dovremmo discutere, almeno sulla sostanza di temi come questi. E quindi io vorrei richiamare diciamo, il valore e i punti, i principi che la nostra Costituzione, ahimè, spesso abbastanza inascoltata e a tutt'oggi quasi, almeno alcuni di questi ampiamente non attuati, che riguardano il tema dell'educazione e il tema della disabilità. Però per far questo, se mi consentite, io vorrei partire da ciò che questi due temi, la scuola, l'educazione, l'istruzione e l'educazione e la disabilità, hanno in comune. Perché in realtà c'è un punto che accomuna queste due, come dire, sfere dell'esperienza umana. Ed è l'essere entrambi settori in cui si mostra evidente che l'essere umano, in particolare l'uomo e la donna, così come noi li abbiamo conosciuti, sviluppatisi sul pianeta Terra in questo modo, l'essere umano, per poter sviluppare le sue potenzialità, per poter vivere, ha bisogno di relazioni.
non è autosufficiente. Entrambi sono due settori dai quali capiamo con chiarissima evidenza che l'ipotesi di un uomo completamente, di un io completamente sconnesso dal contesto, non solo non è teoricamente pensabile, ma non è praticamente attuabile. E questo è valido, è vero per chi deve studiare, per chi è in un processo di formazione e di educazione, in cui c'ha bisogno di questa relazione per poter crescere, per poter tirar fuori le sue potenzialità, così come chi si trova a vivere una condizione di disabilità, in cui anche lui ha bisogno di relazione. Entrambi hanno bisogno di relazione. E questo è il primo punto che vorrei dire. Qual è il primo punto che accomuna scuola e disabilità nella nostra Costituzione? L'antropologia della nostra Costituzione. La nostra Costituzione italiana, a differenza di altre, ha una scelta dal punto di vista dei valori di fondo piuttosto chiara, eh? Difficile immaginare alla fine di un processo compromissorio, come è stato il 46-48, che si arrivasse su alcuni punti a tale chiarezza, ma questo tema, cioè dell'uomo che non può essere concepita la libertà umana senza la relazione, questo è sicuramente uno dei punti fermi della visione, scusate se uso questa parola, antropologica, parola un po' così, certe volte un po' pesante, ma vuol dire la nostra Costituzione c'ha un'idea di uomo e di donna dietro, ed è un'idea di uomo e di donna che ha bisogno di relazioni. E questo, tra l'altro, crea il link con quello che diceva prima Serena, perché mai come in questo momento, cioè in questo momento di lockdown e di chiusura per la pandemia, noi ci siamo resi conto di quanto questo sia assolutamente decisivo, cioè di quanto sia imprescindibile per gli esseri umani, per i ragazzi, i giovani in particolare, ma anche per i grandi, per gli anziani, per i disabili, per tutti, sia imprescindibile la possibilità di avere relazioni. E, io dicevo, diciamo, il cuore di questo sistema è lo stesso articolo 2 della nostra Costituzione. Quando io vi dicevo che la nostra Costituzione ha un identikit, fa una scelta che ovviamente non è una scelta che intende escludere dal dibattito interno altre opzioni antropologiche, ci mancherebbe, le rispetta tutte e le comprende tutte, però bisogna stare attenti perché in effetti questo tema della relazione è un tema decisivo. Io su questo volevo citare, perché mi ha sempre colpito, un autore che si chiama Alasdair MacIntyre, che è un filosofo morale vivente, americano, anzi, della verità lui è irlandese, ma poi è vissuto, anzi, scusate, scozzese, ma poi vive in America da tanto tempo, il quale ha scritto un libro negli anni 90, non tradotto in italiano, che si chiama Dependent Rational Animals, animali razionali dipendenti, il quale fa questo ragionamento che a me ha sempre colpito moltissimo e che io ritengo una delle spiegazioni migliori dell'antropologia costituzionale che noi abbiamo in Italia. Lui dice, in questa introduzione del suo libro, lui dice, c'è un dato evidente nell'esperienza umana che certe volte sembra essere non considerato. Il dato evidente è che l'essere umano, a differenza di altri tipologie di esseri, all'inizio della sua esistenza e alla fine della sua esistenza sicuramente, ma dice lui, a ben riflettere anche nel mezzo di tutta la sua esistenza, se non avesse relazioni, non vivrebbe. Voi pensate a un bambino appena nato. Cioè noi ci sono degli animali che sono in grado, appena nati, di essere autonomi e autosufficienti. L'essere umano non è tra questi. Quindi se non c'è qualcuno che si prende cura sin dal primo istante, e poi con le tecniche, con l'avanzamento dell'età, questa situazione tende a riproporsi anche alla fine. E lui dice, e questa è l'osservazione che a me mi ha sempre colpito, lui dice, questa dipendenza dagli altri per la protezione e per il mantenimento è uno dei dati più evidenti dell'esperienza umana. E questo farebbe pensare che dunque, allo stesso modo, dovrebbe essere uno dei problemi fondamentali che il pensiero occidentale affronta. Eppure, lui dice, la storia della filosofia morale dell'Occidente dice il contrario. Cioè che questo tema della dipendenza strutturale non è mai affrontato. Tanto è vero, dice lui, che noi pensiamo alla disabilità in termini di disabili, cioè di loro, piuttosto che più realisticamente di noi.
Cioè noi pensiamo alla disabilità come una classe separata e non invece al fatto che anche noi dipendiamo per esistere. Ecco, questo secondo me è il primo fattore che secondo me possiamo desumere in maniera importante da un riferimento costituzionale. La nostra Costituzione in realtà ritiene che tutti noi abbiamo bisogno di altri per fiorire dal punto di vista umano. È casomai una materia di gradi di dipendenza o di quanto dipendiamo, ma tutti dipendono. Quindi una considerazione profonda dell'essere umano non può che tener dentro tutte queste forme di dipendenza come un unicum. Il primo punto cioè che vorrei dire è che questa osservazione che fa McIntyre già dal 1990, cioè seguitare a pensare a noi e loro, è un profondo errore, saltando da un livello altissimo a livelli molto più terra-terra. Nella fondazione bancaria in cui io do una mano per fare dei progetti che possano essere utili, negli ultimi tempi ci siamo resi conto che calibrare dei progetti sulla inclusione della disabilità a scuola migliora la didattica di tutti, non dei disabili, perché in realtà costringe a prendere in considerazione l'esigenza, il bisogno di relazione che c'è in tutti e che noi invece tendiamo a standardizzare, ad immaginare su delle classi di persone. Riappropriarsi, tra virgolette, del ragazzo o della ragazza che ha qualche forma di disabilità dentro la classe, che attenzione richiede un investimento, richiede tante cose, ha prodotto, dati alla mano, un miglioramento complessivo. Proprio perché, ripeto, non c'è noi loro. Quindi articolo 2. Dopodiché ci sono due file di articoli importanti della nostra Costituzione che riguardano la scuola da un lato e la disabilità dall'altro. Gli articoli sulla scuola penso che suora Anna Monia li conosca a memoria meglio di me, mi ha spiegato che lei è una giurista, quindi mi limiterò soltanto a richiamarne qualcuno perché noi ci ricordiamo che appunto quella impostazione antropologica poi ha una sua precisa ricaduta all'interno della Costituzione. Allora, diciamo, se il presupposto è che sia l'educazione che l'assistenza alla disabilità fanno parte di questa, come dire, di questa considerazione che noi abbiamo della persona nella sua interezza, cioè come fattore di bisogno, qual è la proiezione sul versante educativo? Cioè come la nostra Costituzione considera l'educazione? Allora, qui è l'articolo 30, l'articolo da cui partire, che ci dice, e questo è interessantissimo, ogni volta che mi capita di spiegarlo anche a lezione mi procura una grande soddisfazione nel vedere la sorpresa un po' di tutti, perché l'articolo 30 dice è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Ora, raramente in una sola frase sono condensate tanti spunti interessanti, no? Che, ripeto, uno poi può misurare quanto siano. Innanzitutto, noi tendiamo a dire diritto e dovere, e qui invece c'è prima il dovere e poi il diritto. Ed è dovere e diritto dei genitori. Questo è un aspetto per me fondamentale. L'educazione, l'istruzione e l'educazione nella nostra Costituzione è innanzitutto una responsabilità dei genitori, non dello Stato. L'idea che la scuola, l'educazione e l'istruzione pertenga ai servizi pubblici è un'idea profondamente sganciata non solo dalla nostra Costituzione, scusatemi, ma da tutte le Costituzioni del secondo dopoguerra. Le Costituzioni secondo dopoguerra venivano da esperienze totalitarie in cui lo Stato aveva occupato la scuola per renderla uno spazio di indottrinamento. Tutte le carte costituzionali post Seconda Guerra Mondiale, la nostra, la francese, la tedesca, la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, tende a ribadire che l'educazione è un fattore che innanzitutto deve partire dalla prima di quelle società naturali, di quelle formazioni, di quelle relazioni in cui la persona si costituisce, che è quella con i genitori. E tra l'altro, grande modernità 46, anche se nati fuori dal matrimonio, non si venga a dire che qui c'è un principio confessionale, qui c'è un principio di grandissima modernità, cioè qui si dice che innanzitutto la responsabilità dello studio, dell'educazione e dei genitori. Noi siamo una generazione, già la mia, che ha delegato alla scuola, sia pubblica che paritaria, perché è lo stesso rischio, eh? Si ha lo stesso rischio con la scuola pubblica come con le scuole paritarie, cioè di deferire
l'educazione dei figli a qualcuno che faccia questo in maniera specialistica. Tra l'altro, l'altra cosa interessante è che la nostra Costituzione distingue istruzione ed educazione, ma qui potremmo aprire una discussione che ci porta troppo lontano, però è interessante, perché evidentemente un conto è istruire, ma un conto è educare. E qui proprio si capisce, perché tutt'al più lo Stato può istruire, ma l'educazione è un fattore estremamente più complesso. Quindi il primo punto è questo. Poi ovviamente c'è l'articolo 33. L'articolo 33 che ci dice che l'insegnamento, la libertà è sempre garantita dal punto di vista, cioè la scuola esiste solo se è libera. Non può esistere una scuola che non abbia come fondamento il principio della libertà, perché se non ha come fondamento il principio della libertà, perde lo scopo che ha. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Ovviamente la Repubblica deve farsi carico del fatto che ci debbono essere scuole di tutti gli ordini e gradi su tutto il territorio. Nessuno, penso, abbia mai immaginato un sistema, tra virgolette, forse neanche l'Istituto Bruno Leoni nel suo massimo, un sistema totalmente privato di istruzione. Cioè io penso che la realtà, si può immaginare come caso, diciamo, teorico, anche in certe zone del mondo esiste l'homeschooling, eccetera, eccetera. Io penso che però la nostra Costituzione molto più ragionevolmente abbia detto una cosa di gran buon senso, cioè i sistemi che funzionano sono sistemi integrati, in cui c'è una parte garantita dallo Stato e una parte fondamentale per la funzionalità di tutto il sistema, che è la parte che invece attiva direttamente la responsabilità dei genitori. Infatti, poi c'è il famoso comma, enti e privati hanno diritto di istituire le scuole senza oneri per lo Stato. Qui c'è un'altra grande discussione sulla quale però spero me la risparmiate, ma comunque questo senza oneri cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che è chiaro che un privato non può cominciare una scuola chiedendo i soldi allo Stato, allora non è privata o non è dell'autonomia sociale, ma è una scuola statale. Cioè è evidente. Ricordiamoci una cosa, quando è arrivata la legge sulla parità? Cioè, quando è che questa Repubblica ha fatto la legge che garantisce questo articolo della Costituzione? Nel 2000. Peraltro un governo D'Alema, questo è sempre importante ricordarlo. Cioè a dire, noi ci abbiamo messo 20 anni, 30 anni a, come dire, a realizzare che questo articolo 33 della Costituzione chiedeva delle norme generali sull'istruzione capaci di includere tutti. Poi, se volete, ci possiamo soffermare su come mai la nostra Repubblica abbia invece deciso di... La nostra Repubblica, che per un quarantennio è stata guida prevalentemente dei partiti di area cattolica, come mai abbia deciso di pigiare l'acceleratore soltanto sulla scuola statale, ma questo è un problema che ci porterebbe fuori. Quindi 33. Attenzione, 34. La scuola è aperta a tutti. Questo è un altro elemento fondamentale. È un altro elemento che non possiamo dimenticare. La scuola è aperta, la scuola, no, la scuola pubblica, la scuola è aperta a tutti. Questo fa parte di quella, come dire, esposizione pubblica di quel principio di antropologia relazionale. Scusate se dico queste parole complicate, ma è per sintetizzare il concetto. Ecco, è quella, no? La scuola è aperta a tutti, vuol dire tutti hanno la possibilità di partecipare a questa grande forma di relazione che si chiama l'educazione, ovunque questa si realizzi e comunque si ponga in essere. Qual è invece il principio che la nostra Costituzione pone sul tema della disabilità? Allora, vi ho già detto tutto quello che... mi hai detto 15 minuti, vero Serena? Ok, cerco di stare anche un po' meno. La disabilità. Sulla disabilità, questa è una cosa molto interessante, che dà un'idea di quanto straordinariamente anche avanzata fosse la Costituzione per gli anni in cui è stata approvata. Noi abbiamo un articolo, il 38, che ci dice che parla proprio dei cittadini inabili. Allora, intanto l'inabilità, inabili al lavoro, questa è la prima. E poi, al terzo comma, gli inabili ed i minorati. Ora, qui io tante volte, no, perché è evidente, tanti rimangono come freddati da questa parola minorati, e invece io invito a fare il ragionamento opposto, cioè provate a immaginare il 46-48,
quando il lessico era il lessico che avevamo. Cioè, ricordiamoci che nel 46-48 era vietato alle donne diventare magistrati perché si dubitava che avessero una diciamo capacità cognitiva pari a quella degli uomini o degli avvocati. Il panel che stiamo facendo adesso, in cui io rappresento il genere recessivo, dimostra quanto fossero sbagliate quelle previsioni negli anni 46-48. Quindi non dobbiamo meravigliarci della parola, anzi dobbiamo invece fare l'opposto, considerare il fatto che inabili e minorati, cioè disabili diremmo oggi, hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Quindi già mantenendo quella intelligentissimo principio che avevamo, penso che la sua Anna Monia ce lo possa confermare, di dare valore costituzionale all'avviamento professionale, che oggi è diventata invece la serie B della serie C della serie D di qualsiasi forma di istruzione ed educazione, che invece aveva una dignità importantissima nel nostro sistema costituzionale. Quindi, ecco, cosa dire? La nostra Costituzione, e quindi dice, se la domanda è la nostra Costituzione come pone il tema del rapporto tra scuola e disabilità, io dico che lo pone al cuore stesso dell'impalcatura del sistema di valori, del sistema di diritti, di libertà su cui è costruita la nostra, il nostro edificio repubblicano, e pone due principi di libertà. Il principio di libertà della scuola, cioè del sistema scolastico, che solo se ha un minimo di concorrenza interna può migliorare. Questo è un dato di fatto, cioè il fatto che sia integrato ovviamente mantiene una forma di concorrenzialità, che è positiva, perché è dentro un quadro segnato, non è un mercato, come dire, far west dei servizi educativi. Qui stiamo parlando di un sistema molto più ragionevole, moderato, di concorrenza per un servizio. Dall'altro, la considerazione della disabilità, dell'inabilità come uno dei fattori qualificanti la Repubblica. In un minuto, ma ha mantenuto questa no, sì, in effetti ho sbagliato a fare i calcoli. Hai ragione, Simone, Serena. Non sono andato. Va benissimo. La verità che devo confessare è che non so fare 08 più 15, e quindi adesso va benissimo. Come possiamo dire? A questi principi è stata data attuazione? Io penso che adesso i nostri interlocutori ci risponderanno nel dettaglio. Cioè, a questa considerazione, non dico paritetica, ma proprio connaturata dei due elementi, no? Non tanto una scuola non incapace di includere i disabili, ma una società che non è in grado di includere tutti, non è una società aperta, non è una società libera. Quindi è stata data attuazione, il sistema di assistenza e di sostegno alle persone disabili, agli studenti disabili che c'è nel nostro sistema è uguale in tutto il sistema integrato paritario dell'istruzione? Adesso ascolteremo. Temo proprio di no, cioè temo che non ci sia assolutamente questa forma di eguale considerazione, nonostante due importanti leggi, una l'ho già chiamata la 62 del 2000, che è legge sulla parità, e la 104 del 92, che è la grande legge sull'assistenza, nonostante queste leggi, anche loro, nella loro struttura, penso al fatto che la 104 prevede un diritto di scelta. L'articolo 5 della legge 104 dice che una delle forme di sostegno e di assistenza alla disabilità e consentire alle famiglie di poter scegliere dove collocare. Però su qual è la situazione attuale, proseguiamo ascoltando gli altri ospiti che sono molto più documentative. No, grazie mille, poteva andare anche oltre, ovviamente. No. Siamo liberali, per cui... Lo so, però... Però io farei un cambio di scaletta, visto che il professor Simoncini ha richiamato l'attenzione sul dovere diritto dei genitori, quindi sulla centralità della famiglia, dei genitori in particolare, nell'educazione, nella crescita dei figli, dei bambini e poi dei ragazzi. Mi sentirei di dare adesso la parola alla dottoressa Stellino, prima che all'assessore Donazzan, perché qui in qualità anche è genitore, è madre, ed è qui in qualità di rappresentante dei genitori
di quei soggetti che, come ci ha ricordato il professore, in realtà realizzano e qualificano il nostro modo di stare insieme. Sì, grazie, buonasera e ringrazio intanto l'Istituto Leoni per l'opportunità, ringrazio il professor Simoncini per l'assist, per insomma, la grande presentazione che ha fatto. Io mentre parlo vi condivido lo schermo perché ho delle slide, quindi comunque vi... e intanto mi presento, così sono, come diceva appunto la Serena, in primis, io lo metto sempre, sono appunto genitore di, spero che si veda. Sì, sì. Ok, aspettate che tolgo, ok. Sono in primis genitore di due persone nello spettro dell'autismo, poi sì, insomma da un bel po', da quando la mia figlia più grande ha quasi 18 anni, per cui insomma sono nel campo dell'associazionismo già da 16 anni. E quindi sono sia nell'ANCSA come presidente, l'ANCSA Lazio, che nella FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. E da quando è stato costituito l'osservatorio, ora vedremo perché insomma poi ve lo racconterò, sono anche componente dell'osservatorio per l'inclusione del Ministero. E quindi niente, insomma, questo è, io parlerò a 360 gradi, ecco, questo è il titolo che ho voluto dare, l'inclusione effettiva, riprendendo un'espressione dell'ultimo DPCM, ultimo prima di quello che verrà domani, quindi quello di un mese fa, e si può e si deve almeno provare. Qui una parziale risposta alla domanda aperta del professore. Quindi comincio anch'io con, faccio dei brevi input sul quadro normativo, naturalmente chi mi ha preceduto è molto più. Io quando parlo della Costituzione focalizzo soprattutto questi due articoli, ma semplicemente perché per me l'articolo 3 è alla base, su quando cita il dovere della Repubblica il superare le barriere, per me è fondamentale, non ci devono essere barriere altrimenti non c'è inclusione, e le barriere non sono soltanto quelle fisiche, le barriere sono tutto è barriera, può costituire una barriera. E l'articolo 34, per come appunto diceva il professore, assolutamente, perché la scuola deve essere aperta, è un luogo aperto, e scuola non vuol dire soltanto l'abbiamo imparato, no? Ora anche con la didattica digitale integrata, scuola non vuol dire soltanto quattro mura, scuola vuol dire educare, e quindi è qualcosa di più. Un'altra legge importante per la disabilità e la scuola è la chiusura delle classi speciali, quindi la legge 517 del 77. La legge quadro, la citava il professore, naturalmente la nostra 104, che è un grande contenitore, e negli articoli dal 12 al 16 riprendono proprio la parte sull'inclusione. L'atto di indirizzo, che è quello emanato dal Presidente della Repubblica nel 94, e gli accordi di programma, perché ricordiamoci, e qui parzialmente il professore neanche ha fatto dei... Se non c'è un gli enti locali e tutto ciò che circonda, dove avremo l'assessore, quindi insomma sappiamo che cosa vuol dire, sappiamo come nel Veneto funzioni bene questa cosa, è fondamentale il raccordo di tutte gli enti, di tutte le istituzioni che si occupano di istruzione, di scuola e di inclusione, perché poi l'inclusione è a 360 gradi. Da dove si parte? Noi siamo partiti come Fish Fund appunto con una proposta di legge, la 2444, in cui tra tutto quello che poi è arrivato con la 66 nel 17, c'è una piccola parte che però è rimasta in sospeso, che è una parte secondo me ancora valida come proposta e ancora percorribile. Il fatto di poter dare, di poter immaginare delle classi di concorso separate per i vari tipi di insegnanti, perché troppo spesso, fermo restando che l'insegnante di sostegno non deve essere non deve avere la delega per lavorare con, però avere delle classi di concorso
dedicate vuol dire poter garantire un quid in più alla formazione, all'istruzione e all'educazione della persona con disabilità. E quindi qui arriviamo poi alla legge della buona scuola, diciamo così, però insomma la legge 107, fino all'ultimo decreto correttivo che è dell'anno scorso, quindi insomma siamo sotto casa, insomma siamo vicini, e in cui si parla anche di modifiche all'interno del decreto, c'è anche una modifica dell'articolo 12 della 104, ci sono insomma su come verrà definita proprio la condizione di disabilità, con un quadro un po' diverso perché si fa riferimento all'ICF e quindi si ha un quadro della persona diversa, che è più un film che la classica fotografia. Questo è appunto la costituzione dell'osservatorio. Che cos'è l'osservatorio? È un luogo, diciamo così, aperto, luogo tra virgolette naturalmente, in cui c'è un confronto con le associazioni e la parte dei famosi CTS, i gruppi tecnici, i comitati tecnici. Ormai siamo abituati a sentir parlare di CTS, CTS ci sono ovunque, sono proprio i tecnici che però in questo modo nel Ministero si confrontano anche con gli stakeholder, cioè con chi si occupa nello specifico, quindi i portatori di interesse. In questo caso, insomma, siamo noi associazioni, sia di genitori che naturalmente di portatori di. Ed è stato costituito nel 17, quindi insomma, ormai 3 anni fa, diciamo pure 4 anni fa. Che cosa è stato fatto per il decreto 66? Purtroppo, e questo è un grande rammarico, il decreto 66 per poter essere operativo ha bisogno ancora di tutti, praticamente quasi tutti i regolamenti, i decreti ministeriali, le interministeriali, le ordinanze, le circolari. Praticamente è un contenitore a cui per una serie di motivi, vedi le cadute dei vari governi, non è stato dato seguito. Noi siamo ancora con i modelli di PEI e di profilo di funzionamento fermi al MEF da quasi 2 mesi. Quindi purtroppo anche nella legge di bilancio, l'ultimo decreto, è stato inserito un fantomatico decreto interministeriale che però di fatto non esiste. Noi lo abbiamo in bozza perché ci abbiamo lavorato, però non esiste, e questo decreto interministeriale è proprio quello che dà la modalità di compilazione dei modelli PEI, anche questi non ufficiali, sono usciti in maniera improvvida, secondo me sono stati divulgati, ma non sono ufficiali. Questo per dirvi, nel frattempo che cosa è successo? Insomma, noi non è che siamo con le mani in mano, questo ve lo racconto, questa qui è una slide di un mio intervento fatto quando ancora si poteva, quest'anno, inizio anno, il 21 gennaio, mi ricorda la slide, con i CTS, con il Ministero, era la prima uscita pubblica del nuovo Ministro, del Ministero dell'Istruzione. E abbiamo, noi come ANSA abbiamo firmato il 2 aprile, che è la giornata internazionale della consapevolezza per l'autismo, un accordo con il Ministero proprio per sensibilizzare e per migliorare la qualità dell'inclusione per gli studenti nello spettro dell'autismo. E la cosa è nata perché per dare vita per ridare vita agli sportelli autismo che erano stati costituiti nel 2015. Questo perché? Perché anche nella legge, questo dappertutto, però la legge della buona scuola dava valore alla formazione, oltre che naturalmente all'inclusione che all'educazione inclusiva. La formazione è alla base, e formazione vuol dire avere delle persone che sono in grado, degli insegnanti nello specifico, che sono in grado di poter cambiare, di poter
Disseminare, questo è un verbo che io rubo sempre al professor Bocci. La disseminazione dei saperi è fondamentale. Il semino che ognuno di noi, insomma, degli insegnanti, mette a dimora nella terra dà buoni frutti, se può essere poi messo a disposizione di. E questo vuol dire anche ottimizzare le risorse. Parliamo sempre di poche risorse, il professore ne parlava, purtroppo abbiamo sempre questa cosa, no? Sul fatto di non andare a incidere sull'economia dello Stato, sulla spesa. Ci sono cose che sono quasi a costo zero e purtroppo una delle ottimizzazioni, per esempio, appunto, è il peer teaching, cioè lavorare fra insegnanti, e questo vuol dire in sportello autismo, costi praticamente zero se non la formazione appunto iniziale, la formazione che io devo, io professionista, io insegnante, io devo creare nel mio bagaglio, nel mio cassetto, nella mia cassetta degli strumenti. Senza formazione non si va avanti, la formazione non inizia e non finisce, la formazione è in itinere, la formazione è sempre, ci si forma in continuo, non si può mai pensare di sapere, perché altrimenti sarebbe finita, insomma, il nostro cammino verso. E questi sono gli sportelli autismo, questo è preso dalla piattaforma integrata per autismo che è dedicata appunto all'autismo. Gli sportelli autismo sono una grande opportunità per poter favorire un'educazione che sia realmente inclusiva. Dopo, io quando dico realmente inclusiva è perché ho in mente quello che poi vi dirò un po' più avanti. E l'ottimizzazione delle risorse non è soltanto dalla parte di chi deve dare, di chi della comunità educante, ma anche da parte, per esempio, degli studenti. L'intervento mediato dei pari, in questo caso, è quello appunto degli studenti. Anche questo a costo zero. Si possono formare, ci sono già tante realtà che sono state elaborate nelle varie scuole, soprattutto nel Lazio, grazie al professor Laghi dell'Università della Sapienza di Roma, in cui proprio si parla di intervento mediato dai pari, in cui si lavora, prima avete visto, scritto a costo zero, tranne il costo del formatore, ma del facilitatore, non del formatore, scusate, dei pari, cioè dei ragazzi, dei compagni di classe, perché per poter creare inclusione io devo creare anche un contesto inclusivo. Prima anche il professore parlava di contesto, senza contesto non c'è vita. L'uomo, l'io, è calato all'interno di un contesto, altrimenti non sarebbe neanche un io. E quindi ecco l'interazione diretta fra gli studenti. Abbiamo scoperto che ci sono tantissime risorse che possono essere sfruttate dentro e fuori la scuola, perché, ripeto, la scuola non inizia e non finisce all'interno delle quattro mura, ma dura anche fuori, ed è importante. Questa qui è un ottimo esempio di buone prassi, adesso lo stiamo esportando fortunatamente anche grazie all'Istituto Superiore di Sanità, alla dottoressa Scattoni, che si occupa a 360 gradi di autismo, ma di disabilità. Insomma, stiamo cercando veramente di fare tanto per questo. E le buone prassi, questo devono, di come gli studenti possono essere, gli studenti non sono soltanto gli adulti, cioè i giovani adulti, insomma, la secondaria di secondo grado per intenderci, ma si parte dalla scuola dell'infanzia, quindi tutti possono dare qualcosa all'altro. E questo è un esempio di come tutto può essere risorsa. Ora io vi ruberò, spero di riuscire a farlo partire. Quale c'è nella mia, ma ha vinto lui. Spero lo sentiate. Guardate l'interazione che si crea. Sto facendo una ripresa. Naturalmente uno dei due ragazzi ha un autismo molto severo, lo capirete.
non parla se non attraverso i versi. Però in questo momento guardate come si può creare. Vedi, ci prova pure lui a dirlo così. Un momento di condivisione effettiva. Certo. Piano, eh. Non cascate in piscina, eh. Permettetevi di mostrarvelo tutto, tanto dura 2 minuti. Amico Davide, hai visto? Dai. Guardate, adesso il bambino con la tuta blu, con la scritta gialla, comincerà a parlare. Dai, ci stanno i momenti non a scuola, però. Capito, mamma, ma ci mangiamo tutte le mie teste, eccetera. Non è che perché i giorni di festa non sta sempre allegro, uno non sta con. Guardate cosa succede adesso. No, io sto allegro. Però giustamente i prof danno ragione a quello più piccolo per la cosa della sospensione. Questa è la variante della variabile degli pappagalli. Hai capito che erano stagnati? Guardate adesso. Pappagalli. Lui si è sentito per un attimo. Privato di attenzione, il canale comunicativo era il verso e hanno ristabilito un momento di comunicazione. Lo so che magari per chi non vive queste cose è difficile, però è stato un momento molto molto emozionante per tutti, perché vuol dire creare quello che dicevo, il superamento delle barriere. Guardate adesso come l'aiuta per alzarsi. Vabbè, poi questo. Quindi insomma si può fare tanto. E questo è un altro ragazzo, sempre con quello stesso ragazzo, bambino con disabilità, che il ragazzo a fianco è quello con la giacca, per intenderci. L'anno scorso si è diplomato alla scuola media, ha preso il diploma, questa è la sua tesina, l'inizio della sua tesina. Il bambino, insomma, ragazzo, invece con la felpa si chiama Daniel, ve lo leggo, permettetemi di leggerlo, perché a me emoziona sempre leggerlo, però i bambini speciali sono come uccelli, tutti volano in modo differente, tutti però hanno lo stesso diritto di volare. Questa naturalmente è una frase della Perez, però sentite che cosa dice lui. Ho scelto questo argomento perché noi siamo ragazzi speciali e spesso siamo etichettati come pazzi. Focalizzate questo pazzi, poi vedrete, a causa dei nostri comportamenti bizzarri, ma in realtà siamo solo diversi. Io e il mio amico Daniel siamo molto legati, ci capiamo a modo nostro e giochiamo con tutti quelli che ci accettano per quello che siamo. Io soffro di molti problemi psichiatrici che mi stanno cambiando il modo di vivere, di sentire, di vivere la mia vita, mentre Daniel è un ragazzo autistico. Mi emoziona sempre. C'è una canzone di Fabrizio De André che si intitola Il Matto. Un matto. Spesso veniamo etichettati come pazzi, vi ricordate? Lui diceva, ragazzo, la canzone di De André la cito, tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. Avete visto prima, no? Daniel cercava di comunicare col verso, col qua, ma quello era uno scambio. Comunicare non vuol dire soltanto comunicare con le parole. Comunicare vuol dire anche scambiare, vuol dire anche mettersi in relazione con l'altro, e qui ritorniamo alla parola della relazione, che è fondamentale. Senza relazione non c'è vita. Un'altra frase spettacolare che ha detto sempre questo ragazzo Mattia è stata questa, davanti quando c'è il passaggio per l'orientamento, a uno psicologo ha detto: io non sono pronto per andare alle superiori perché devo aiutare Daniel, anzi no, è lui che aiuta me, per la prima volta mi sento utile. Capite che vuol dire? Che risorsa può essere la disabilità nella disabilità, ma comunque il pari con il pari. Queste cose non le dobbiamo tralasciare, sono fondamentali, ed è questo che secondo me va trasmesso all'interno di una situazione educante. Questo è il DPCM del 3 novembre, che è stato ripreso nella nota ministeriale
della 1990 del 5 novembre, in cui si parla, ecco perché il titolo, di scuola effettiva, di inclusione, scusate, di inclusione effettiva, di un'inclusione scolastica effettiva e non solo formale. Quando si parla del fatto che la frequenza delle persone con disabilità deve essere garantita, purtroppo, nonostante questo richiamo, nonostante la nota del Ministero, sono pochissime, pochissime le scuole che a tutt'oggi si stanno attivando per poter garantire a tutti pari opportunità, perché poi di questo si parla, di pari opportunità, perché pensare di fare didattica a distanza o di didattica digitale integrata ad una persona con disabilità importante, non voglio usare la parola grave, comunque con una disabilità magari intellettiva con una compromissione importante, vuol dire escludere, vuol dire non dare quella garanzia di relazione che abbiamo detto è fondamentale. Ecco, l'inclusione, quasi finito, l'inclusione non è una parola, deve essere riempita di contenuti. E quando si parla di purtroppo di inclusione soltanto pensando che lo stare nella classe vuol dire includere, no, quella non è inclusione, quella a volte, come in questo caso, è maltrattamento. Vi avevo detto, io ho due figli, uno nel bassissimo, nella parte più bassa dello spettro, forse avete intuito che uno è Daniel, un altro invece nella parte più alta dello spettro. Mentre per Dani io pretendo che lui non stia in classe perché sarebbe un maltrattamento, oltre che un non garantire i diritti degli altri ragazzi, degli altri bambini allo studio, perché facendo quei versi lui distrarrebbe tutti e quindi vorrebbe dire non garantire un diritto degli altri, ma sarebbe un maltrattamento per Daniel, per le persone come Daniel. Mentre invece l'inclusione vuol dire garantire il benessere, quello della persona, ma anche quello degli altri, oltre al rispetto, rispetto appunto della persona e rispetto degli altri, che è fondamentale. Il si può fare, perché si può fare in una scuola, e qui ritorniamo a quello che diceva anche il professore, vedete come poi alla fine tutto si tiene, no? Sui percorsi anche per la per l'inclusione lavorativa, l'avviamento professionale. Quelli che adesso si chiamano PTCO sono nient'altro che i percorsi appunto alternativi per l'alternanza scuola-lavoro, no? Per dare possibilità di un'inclusione durante e per il dopo scuola. Cosa abbiamo pensato in un liceo qui di Roma, un liceo artistico, grazie al preside illuminato, il professor Vicca? I giardini d'arte in cui abbiamo coinvolto ragazzi, studenti con disabilità insieme agli studenti che, come quelli con disabilità, devono aver garantite 60 ore di PTCO negli ultimi 3 anni di liceo. Si può fare in tutti, non soltanto in un liceo artistico. Questo è un giardino d'arte perché naturalmente abbiamo pensato di poter recuperare gli spazi esterni e di poter dar vita, garantendo quella famosa reale inclusione di cui si parlava prima, perché in questo modo io ho quel gruppo, quel piccolo gruppo in cui il disabile sta a scuola, la persona con disabilità, scusate, sta a scuola insieme agli altri e c'è uno scambio, c'è una relazione. Non ve lo cito troppo, insomma, non ve lo racconto nel dettaglio, però abbiamo pensato a coinvolgere tutti, hanno pensato i professori poi a coinvolgere veramente tutti a 360 gradi. Sul redattore sociale c'è un articolo, ve l'ho messo qui, poi magari se qualcuno è interessato, insomma, si può condividere. Quindi ci si deve provare, era quello che dicevamo all'inizio, ecco perché il titolo. E vi lascio con queste due, questo è è tratto dal libro di Claudio Imprudente, che è un operatore che è nato. Il suo libro si chiama Da Geranio Educatore. Perché da Geranio? Perché quando è nato, a parte gli avevano dato pochi giorni di vita, ma l'avevano considerato un vegetale, cioè i genitori hanno detto vostro figlio è un vegetale. Quindi lui, insomma, in maniera molto ironica, è una persona molto, diciamo, insomma, che
che ha un grande animo, insomma, si è, e quindi è una persona che ha un grande animo, anche una persona molto ironica, deve essere necessariamente, si definisce geranio per questo motivo. Perché? Perché la possibilità è quella di le barriere dell'articolo 3, no? La possibilità di trasformare i limiti in soglie e i vincoli in risorse, la difficoltà in potenzialità. E quello che dice Claudio è: come possiamo valutare le abilità e le potenzialità delle persone se non ci assumiamo mai l'irresponsabilità di provare ad investire su di loro? Si deve sempre, sempre comunque provare. E questa è una delle frasi che ha detto una ragazza nello spettro. Mi chiamo Nicole, ho dei caratteri particolari, faccio avanti e indietro, a volte mi comporto in maniera strana, ma sono una ragazza come tutte le altre. Voi mi dovete dare una possibilità. E vi lascio con questa prospettiva. E purtroppo, smetto di condividere lo schermo, purtroppo siamo ancora indietro per questo. Però noi ci crediamo, io ci credo, continuo a lavorare per questo. Qualcuno mi dice che sono un idealista, però insomma... il mondo è fatto anche di questo. Di persone idealiste, altrimenti non si arriverebbe, non saremmo mai arrivati dove siamo. Grazie. Grazie a lei, sarà anche un idealista, ma quel giardino che ci ha fatto vedere è tutt'altro che mere idee, no? Cioè sono idee che diventano realtà e ci vuole forza di idee e forza d'animo e intelligenza del cuore per portarle avanti e renderle concrete. Quindi davvero dire complimenti è dire poco, insomma, è fin troppo freddo. Grazie per la sua testimonianza, che credo ci ha colpiti nella mente proprio tutti quanti. Quello che è avvenuto, diciamo, anche in realtà credo che con Suoranna Monia l'idea di questo piccolo ciclo sulle scuole ci sia venuta proprio ragionando insieme sui disabili, cioè parlando al telefono tante volte che ho la fortuna di parlare con lei di questo diritto negato in questo anno per i disabili, perché noi abbiamo parlato di diritti limitati, diritti compressi. Mi permetto di fare un share screen su un nostro, non so farlo, chiedo a Enzo se mi può fare share screen del nostro barometro. Noi abbiamo fatto come istituto un barometro delle libertà che viene aggiornato praticamente quotidianamente, senza intenti polemici, però per far vedere come è un bilanciamento, come insegna il professor Simoncini, quello tra tutela della salute pubblica e garanzia degli altri diritti, compreso per esempio il diritto alla salute non per malattie non da Covid. E questo era partito proprio ragionando su quanto il diritto all'istruzione è limitato, fortemente limitato in situazioni normali e anche agiate, cioè anche semplicemente una casa che abbia una stanza dove i ragazzi possono ascoltare le lezioni in autonomia, una casa che abbia una rete wifi che possa sopportare il traffico dati per i genitori che sono in casa e per gli studenti, ma si è trattato di un diritto cancellato, e non solo quello all'istruzione, ma appunto anche quello alla socialità, alla vita proprio per i ragazzi diciamo, riteniamo più deboli, ma forse deboli non sono, ma hanno bisogno appunto di quella relazione, che è anche relazione fisica, come la dottoressa Stellino ci ha fatto vedere. Quindi grazie davvero. Io darei adesso la parola all'assessore Donazzan, che è appunto assessore alla regione Veneto, assessore all'istruzione, per raccontarci come la regione Veneto affronta questo tema della integrazione scolastica e come l'ho affrontato soprattutto in questi mesi. Grazie molto, assessore. No, grazie a voi, è un piacere anche avervi ascoltato. Vi ringrazio anche del cambio nella scaletta, perché ho trovato un incidente ed ero in macchina, quindi sarebbe stata una brutta ripresa. E poi credo che sia stato comunque diventa un buon ragionamento, perché passiamo dalla
dalla nostra carta costituzionale ai diritti che, e ai doveri che ci appaiono, diciamo, parte del nostro quadro di riferimento anche culturale di una comunità. Noi ci riconosciamo in una carta perché ci riconosciamo un popolo, ci riconosciamo all'interno di una scala di valori che poi diventano diritto positivo. È giusto che ci sia l'espressione della, del protagonismo di questo. La signora si è definita l'hanno definita un'idealista. Io penso che la più grande idealista sia proprio una madre. Una madre che poi, quando trova nella fragilità delle proprie creature quanto di più ricco, di più bello, le faccia esprimere o provi a far esprimere e combatta come una leonessa. Dalla preparazione della signora si capisce quanto voglia essere effettiva. Ed ecco allora che ci sta anche che un assessore regionale di una regione che poi dovrebbe organizzare, perché la parte amministrativa delle regioni, al di là che abbiamo una potestà legislativa ovviamente compressa, limitata, delimitata, poi dia senso a quella carta costituzionale, a quella effettività della vita della madre e della famiglia e della vita stessa, e poi lo diventi in termini di realizzazione di quelle opportunità che poi devono diventare la risposta a lo possiamo fare. Allora, io per veramente per punti, perché gli stimoli sono stati molti. L'effettività di una regione, perché se Soranna Monia mi ha voluta qui a dialogare con voi, è perché la nostra regione, il Veneto, certamente ha, insieme al diritto positivo della carta, ha una cultura diffusa, che è una cultura certamente intrisa di tanta responsabilità sociale, di una cultura cattolica che ha fatto fiorire larga parte delle nostre scuole, ma anche delle nostre piccole imprese, laddove la nostra comunità diffusa è estremamente inclusiva. È un termine che piace e che potrebbe essere un termine in astratto molto usato, da noi è molto effettivo. Credo che risponda all'esigenza di quella madre. E com'è che l'abbiamo realizzato? Innanzitutto, proprio se parliamo di fragilità e di disabilità, partiamo dal fatto che in questo anno, perché parto da questo anno per dire due cose di carattere più generale, i fragili sono coloro che hanno sofferto di più e non ne abbiamo parlato quasi mai. Visto che sono stati citati molti docenti, io ne cito una così a stimolo e per aprire anche lo sguardo anche all'Università Veneta. La professoressa Lucangeli, prorettore dell'Università di Padova, è una delle massime esperti di apprendimento e di formazione nell'apprendimento, è anche una delle docenti che pubblica in merito ai bambini ad alto potenziale cognitivo. Guardate, sono anch'essi disabili, sapete, cioè hanno disabilità diverse. Sono spesso autoisolati perché non compresi in un contesto, perché non sufficientemente preparati noi ad accoglierli. Il tema della preparazione è il primo stimolo che lascio. Cosa vuol dire essere preparati nell'accogliere? Guardate, vale per la vita, vale per i talenti, vale per il sistema che noi abbiamo. Significa, a mio parere, avere gli strumenti per accogliere. Anche la parte che noi affidiamo ai docenti, quando parliamo di docenti, per esempio, che devono accompagnare i bimbi più fragili, non investiamo abbastanza nella loro preparazione. Se pensate che la più parte di insegnanti, quelli di sostegno, sono precari, cioè sono coloro che arrivano all'ultimo, che vengono inseriti per fare supplenze più o meno annuali, e i bambini con queste fragilità hanno di solito un insegnante l'anno prima e un insegnante diverso l'anno dopo. Ebbene, ma ci pare questo, visto che il tema della continuità nella didattica, una delle così questioni più delicate da affrontare, ci pare che questo sia stato affrontato compiutamente? No. La professoressa Lucangeli, che si era confrontata con alcuni docenti, diciamo in un consesso di tipo internazionale, soprattutto dell'università di Wuhan, cioè laddove è iniziato il mostro, disse a me ad aprile, non dimentichiamoci i bambini. E mi disse, no, noi, Padova ha un rapporto con l'Università di Wuhan, e disse, qualche docente lì ci ha detto che gli ultimi a cui si è pensato sono stati i bambini.
E noi, nonostante gli avvertimenti, pensiamoci un attimo, abbiamo pensato per ultimi ai bambini. Cioè, i bambini sono un problema di gestione del tempo, i bambini sono da parcheggiare da qualche parte, il problema era, la risolviamo con la didattica a distanza, li lasciamo a casa e facciamo filtrare tutto attraverso uno schermo. Ma chi ha sofferto di più, oltre alla categoria bambini? I bambini con disabilità. Si è pensato a loro? No, sono state le loro famiglie a pensare a loro. E allora il grande soggetto mancante, prima si diceva chi deve occuparsi dell'educazione, lo Stato, certo nella Costituzione, come ha detto il professore, è stata scritta nel 1946, prima però si costruì la scuola nel senso della massima inclusione, nel senso della massima costruzione di un popolo e della massima presenza. Beh, ci sono però due elementi che sono così distanti che hanno bisogno di una linea di ricongiungimento. È quello che oggi, nel momento della massima emergenza, noi abbiamo lasciato da sole le famiglie. E dall'altra parte abbiamo detto alla scuola che doveva arrangiarsi. E questo secondo me è un problema che avevamo sul piatto prima, ma che non abbiamo affrontato. Seconda questione, quindi questa è una riflessione di carattere più generale rispetto a un'emergenza che abbiamo avuto, dove chi ha sofferto di più, ovviamente i più fragili, dove non si è pensato a come si accompagnano questi bambini e questi ragazzi. E questo è un problema che è esploso durante l'emergenza pandemica, ma che resta sul tavolo e che dobbiamo guardare come affrontarlo. E allora vi dico tre cose che abbiamo fatto noi. Il primo, noi nel 2001, a seguito della legge sulla parità, abbiamo fatto la prima legge sulla buona scuola della regione del Veneto, ovviamente rivolta alle scuole paritarie e alle famiglie. Noi però, per fare questo, abbiamo voluto anche dire che quelle scuole lì, che erano ideologicamente avversate perché la scuola dei ricchi e di quelli che, noi invece le abbiamo rese assolutamente sociali, non dico inclusive, dico molto sociali, dico molto comunitarie. E oggi la massima parte di quel buono scuola viene dato alle famiglie che vogliono iscrivere un figlio con disabilità. Sapete cosa sta accadendo negli ultimi 5 anni? Che moltissime famiglie, non ritenendo che la scuola pubblica statale sia rispondente all'aspettativa e ai bisogni di quei bimbi, stanno iscrivendo tutti nelle scuole paritarie. È un bene? No, non è un bene. Non è un bene perché se no torniamo a delle scuole, diciamo così, un po' speciali, cioè dedicate. Però perché sta andando così? Perché noi con quel buono e con quella stabilità nella docenza diamo certezze, diamo rassicurazioni e diamo professionalità nell'accompagnamento. Io credo che questa cosa dovrebbe essere fatta anche e soprattutto per tutte le scuole, in particolare quelle pubbliche dello Stato. Seconda cosa che abbiamo fatto, nell'ambito proprio della disabilità e dell'accompagnamento, abbiamo deciso di investire nelle professioni legate. Noi abbiamo costituito da poco anche una formazione legata ai disability manager, che sono figure specialistiche nell'accompagnamento e nelle transizioni, perché riteniamo che il mercato del lavoro debba guardare a quella disabilità. Ce n'è una? No. Così come nella fascia dei più giovani e dei bambini e delle famiglie che hanno bisogni particolari, bisogna essere molto preparati nell'accogliere, nel creare un contesto positivo, così deve essere anche nel mondo del lavoro, che è ancora più difficile perché ci sono tutti i tipi di disabilità. Sono mentali, sono da dipendenza, sono fisiche, sono di contesto, sono dalla nascita, sono irreversibili. Sono moltissime e non puoi declinarle con un'unica risposta. E allora che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto un piano triennale per l'inclusione, l'accompagnamento delle persone con disabilità e siccome il Veneto ha un sistema socio-sanitario, cioè accanto a quello della sanità è proprio strettamente collegato alla parte sociale, noi sappiamo già dividere i due grandi fiumi. Quello di alcune disabilità che afferiscono più a una irreversibilità e quindi legate all'aspetto sanitario, per cui c'è bisogno più di accompagnare la famiglia, mi viene da dire, che la persona. E l'altra invece, tutte quelle disabilità che devono cercare di avere un'autosufficienza, principalmente di tipo economico, cioè che cosa succede della loro vita, però in un contesto di accompagnamento. E questo ci sta dando grandi risultati, perché anche il mondo del lavoro, che viene spesso considerato
distante o comunque che vede anche l'inclusione di un lavoratore, in questo caso con disabilità, come una difficoltà ulteriore, viene non solo riconosciuta come ricchezza, ma anche le risorse che lui pone, che è costretto in qualche modo a conferire nel grande fondo per la disabilità, vengono così riposizionate in un contesto di formazione. I numeri sono eccezionali perché sia per quanto riguarda, come vi ho detto, ciò che stiamo investendo nel buono scuola e quindi queste famiglie che decidono di andare in queste scuole ritenendole un luogo protetto di accompagnamento per i propri figli, che le vedo nella chiaroscuro perché è certamente vuol dire avere intercettato un bisogno, aver dato risposte, ma anche l'altro aspetto, quello del lavoro, perché larga parte, e sto parlando del oltre il 30%, in verità oltre il 33%, ma le percentuali sono sulle persone, non sono mai belle, sono persone che accompagnate da noi, partite con una disabilità accertata, hanno trovato stabilmente un posto di lavoro. Perché funziona questo? Primo perché è un sistema, cioè noi regione, perché qui abbiamo detto, no, che c'è il quadro costituzionale, sono i grandi principi, sono le leggi, il diritto, è tutto quello che è di cornice. C'è la famiglia, ma di mezzo c'è il contesto, per me, territoriale. Ecco perché credo che quello che è accaduto in Veneto, che certamente, come ho detto all'inizio, è anche un contesto favorevole di tipo culturale, morale, di grande tradizione in questo senso, però è accompagnato a un territorio che sotto l'aspetto amministrativo ha deciso che quello non è un settore del di cui. Chiudo dicendo anche che quando abbiamo riprogrammato alcune risorse importanti su indicazione della Comunità Europea, e tutte le regioni l'hanno fatto, cioè non è una prerogativa del Veneto, a maggio-giugno la Comunità Europea dice dovete riprogrammare le risorse. Cosa ha deciso di fare il Veneto? Guardate che erano 1000 gli spazi. Noi abbiamo deciso di guardare i più fragili e le loro famiglie, quindi siamo intervenuti, famiglie numerose, connessione, diritto alla connessione, sostegno ai centri di accoglienza per le persone con disabilità, perché non era possibile, non è possibile per noi pensare che ci si chiuda in casa e quello che è già una difficoltà diventi un'esplosione di problemi. Ma allora vuol dire mettere le priorità al posto giusto. E ho concluso. Perché per me tutto riguarda le priorità. Quali sono le priorità di questa nazione rispetto ai fragili e rispetto non solo ai principi della Costituzione, perché quelli sono scritti, ma tutto il resto è ciò che è effettivo. Ecco, sulle priorità che io alle volte trovo tante parole, poca concretezza, ma siccome siamo veneti, noi siamo abituati a produrre dei pezzi da misurare, io cerco di restituire questo alla disponibilità non solo della mia comunità, ma anche di un modo di fare politica amministrativa regionale. Grazie Assessore, lei ha evocato il tema delle paritarie e la supplenza, in tempi non pandemici avremmo detto la sussidiarietà, a questo punto dobbiamo dire la supplenza delle paritarie a consentire, a garantire per quel che è possibile un diritto alla scuola che non è soltanto diritto all'istruzione e quindi mi ha dato gioco facile per dare la parola a Sora Anna Monia Alfieri. Anzitutto ringrazio sentitamente, veramente un tuffo di cultura, di spessore umano senza precedenti. Lo dico senza piaceria perché amo molto la cultura, amo molto studiare. L'intervento del professor Simoncini e della signora Stellino, poi fatto anche di tanta umanità, mi ha colpita e ha dato l'assist all'assessore Donazzano. Vedete, perché non potremo mai avere una politica seria se non abbiamo cittadini responsabili e viceversa. E questa è la bella politica, ovunque essa si colloca, quella che antepone a tutto il maggiore interesse, quello dei cittadini. Voi sapete come la penso, non amo le dietrologie, ma soprattutto non amo i non detti. E perché ci corre l'obbligo di dire questa cosa ai cittadini? Perché in queste ore noi stiamo facendo fare dei sacrifici enormi ai cittadini. Lockdown, rimasti a casa, la povertà, non sappiamo che cosa sarà, che cosa non sarà, le feste, la convivenza. Allora, di fronte a questi sacrifici enormi che noi stiamo facendo fare ai cittadini, ci corre necessariamente l'obbligo
di fargli rifare per una ragione. La dottoressa Sileoni ha esposto quel bellissimo barometro che a me piace tantissimo delle libertà, di come queste libertà si stanno muovendo e di come questi diritti riprendono. Io posso ridurre un diritto, posso attuare una costrizione, se però apro ad un diritto che viene ristabilito, ad una libertà che viene mossa. Allora la prima domanda che mi pongo è: di fronte a questi limiti reali che i nostri ragazzi hanno, magari con delle disabilità, come bene ha esposto la professoressa Stellino, anche da mamma, quindi con una certa empatia, se non c'è una politica che muove, allora è tutto fine a se stesso. Questo vale per i ragazzi, ma vale anche per la nostra società. Allora la prima domanda è: quanto queste nostre costrizioni fisiche, mentali, logistiche di queste ore stanno creando le premesse per ristabilire un diritto, altrimenti saranno fine a se stesso. Io utilizzo sempre questa battuta: chiudiamo la scuola pensando che sia un vaccino la chiusura, perché se in queste ore di didattica a distanza noi, oltre ad escludere 1.600.000 alunni non raggiunti dalla didattica a distanza, ci corre l'obbligo di dire che 300.000 allievi disabili hanno vissuto la fase 2 e oggi, ahimè, la fase 3 in una condizione di isolamento. È vero, ci sono delle eccezioni, per qualcuno la scuola è ripartita, ma per molti non è ripartita, perché dire didattica a distanza per i bambini disabili vuol dire dimenticare che c'è un progetto di integrazione, che c'è un PEI, che c'è dietro una famiglia che già vive una sua fatica e quindi in una situazione di costrizione vuol dire far esplodere gli equilibri familiari. E allora, ecco, questa già fase 2 di lockdown avrebbe dovuto costringere, dico io, la politica, la classe sociale e politico a livello centrale e locale ad attrezzarsi per creare le premesse perché questa operazione non si andasse a ripetere come si è ripetuta. È imperdonabile, perché noi, facendo esplodere e strassando un sistema, non facciamo altro che costringere queste realtà al loro isolamento. Sfido poi io chiunque a sentir parlare la professoressa Stellino come professoressa, ma come mamma, e a non nascondersi per la vergogna di che cosa abbiamo procurato. Noi che siamo per il diritto alla vita, a tutti i costi, sempre, e lo dico da religiosa, siamo improponibili, siamo... come dire, non credibili, perché quale diritto alla vita noi diciamo a questi ragazzi che costringiamo in questa situazione di isolamento? E quello che è più grave è che la soluzione in punta di diritto, in punta di economia, c'era e c'è. E allora nel mio intervento vorrei ricordare questi passaggi. Con l'IBL abbiamo voluto fare queste tre puntate facendo vedere, io tante volte dico all'Italia basta che copi dall'Europa. Allora, perché il pluralismo educativo è scontato, perché la collaborazione fra pubblico e privato c'è, allora ho voluto cambiare rima e ho detto comincia a copiare all'interno della penisola, facciamo così, se è troppo lontana l'Europa comincia a copiare guardando gli esempi buoni che hai in casa. E allora guardi l'esempio Lombardia che con la dote scuola ti favorisce l'integrazione e l'esempio Veneto che con la reale integrazione rende possibile alla famiglia con un disabile di sentirsi dalle istituzioni accolta, capita, messa nelle condizioni di. E guarda caso, questa operazione, scusatemi, a me poco importa se è stata fatta per aiutare le scuole paritarie o per un credo, guarda caso, scopri che a queste regioni torna come vantaggio economico, come vantaggio di diritto. Cioè queste regioni, tra virgolette, fanno la bella figura in Italia di essere delle regioni che in punta di diritto e in punta di economia hanno curato gli interessi di chi? Dei cittadini. Non dei cittadini delle scuole paritarie, non dei cittadini disabili, dei cittadini tutti. E allora vedete, quando nella politica si vuole avversare la scuola dicendo che la scuola paritaria è la scuola cattolica, è la scuola dei preti e delle suore, è la scuola confessionale, in realtà si ottiene l'esatto effetto contrario. Si favorisce la scuola per pochi.
pensate che tutto quello che vale nella fisica vale anche nel diritto e nell'economia. E io vorrei dirvelo con questi numeri, augurandomi che nelle mie poche abilità didattiche, quindi pensate se io fossi ora chiamata a fare didattica a distanza, con questi numeri semplicissimi. In queste ore noi sappiamo che la scuola italiana non ha chiuso a causa del Covid o a causa del contagio, perché contagio e Covid non ha fatto preferenze. In Europa e in Italia ha impattato tutto. In Italia abbiamo tre grossi problemi: mancanza di strutture, di organico e di mezzi di trasporto. Le regioni che hanno voluto negli anni investire su colmare questi tre gap sono ripartite e riescono a rimanere aperte, guarda caso come l'Europa, e riescono a fare gli interessi dei cittadini. Abbiamo la legge di bilancio in Parlamento, non chiediamo soldi in più, non chiediamo maggiori risorse, ma che vengano spesi bene i soldi. Questi sono i numeri del pluralismo in Italia. Il pluralismo scolastico italiano, cioè il sistema paritarie, è crollato dal 13,6% degli anni 2000 della parità al 9,9%. A chi è stato fatto un torto? Ai cittadini, perché chiaramente se un allievo della scuola statale costa 8.500 euro e uno della paritaria ti costa 500 euro, è evidente che la migrazione di questi alunni fosse soltanto per il conto della serva, ti rendi conto che ti costa molto di più. Quindi l'Europa ha investito nel pluralismo non perché è un'Europa cattolica, non perché la laica Francia voleva favorire la scuola confessionale, tutt'altro avviene nella laica Francia, ma perché investendo nel pluralismo innalzava il livello di qualità e risparmiava tanti danari. E così è stato. Guardiamo in Italia, avviene altrettanto. In Italia, la Lombardia e il Veneto arrivano ai primi posti OCSE PISA. Sarà un caso che sono le regioni che hanno investito anche nel pluralismo? Lascio a voi la risposta, perché sarebbe troppo elementare. Questi sono gli andamenti dello sistema scolastico italiano. Come vedete, la scuola statale e la scuola paritaria, la scuola statale ha una certa mantiene una certa costanza, la scuola paritaria è a picco, e questo determina un sistema scolastico iniquo, come ci dice l'Europa. Peraltro qui voi vedete i numeri di come la scuola paritaria come presenza incide in una cifra residuale con un crollo del 3,2%. Ma questo che impatto ha a livello economico e a livello di pari opportunità? Rende la scuola italiana sempre più una realtà di squilibrio che alimenta le differenze sociali, non colma più le differenze sociali, non è più un ascensore sociale. E difatti i grandi drammi della deprivazione culturale, che vorrei dire agli ascoltatori, attenzione, che mentre noi ci preoccupiamo che la curva dei contagi decresca, stiamo innalzando la curva della deprivazione culturale. Entrambe producono morte, soltanto che quella della curva dei contagi è più visibile perché è più immediata nel tempo, l'altra è più dilazionata nel tempo, la vedranno i vostri nipoti, ma sempre morte produce. A questo punto vedete l'andamento degli alunni della scuola paritaria statale, ma quello che vorrei focalizzare il tema è sulla disabilità. Sulla disabilità, voi pensate che noi diciamo ai ragazzi che in punta di diritto, in punta di economia, l'Italia ha eliminato le scuole speciali come vanto per favorire l'integrazione, tranne poi che un allievo disabile che alla scuola statale costa 20.000 euro, ma nessuno ci spiega perché questa scuola statale privata dell'autonomia non riesce ad investire in risorse, in strutture, ma manca anche il docente di sostegno. Come mai in tempi di lockdown 300.000 alunni che hanno continuato a costare 20.000 euro hanno vissuto la loro situazione in una condizione di isolamento sociale. Pazzesco. Quindi vedete, il ragionamento è proprio di economia. I cittadini italiani, tutti i contribuenti, si dovrebbero in questo momento porre una domanda. Le mie 20.000 euro al capitolo alunni disabili, come vengono spesi, visto che non vanno agli alunni e non vanno ai docenti? Dove vanno? Ma se questo alunno, che per le pari opportunità sceglie in Italia di frequentare una scuola pubblica paritaria che rilascia l'equipollenza dei titoli, che insieme alla scuola statale servono entrambe allo Stato, lo Stato italiano dice: io da tasse dei cittadini ottengo 20.000 euro, per te che vai nella scuola paritaria ne trattengo 18.000 e qualcosa,
erogo solo 1.700 euro. Ditemi voi come si chiama questa. Discriminazione? Sussidiarietà al contrario? Lucro sul disabile? Chiamatela voi come volete. Una famiglia si deve fare questa domanda. Perché lo Stato gli risponde, allora scegli la scuola statale, dove manca il docente di sostegno. Perché non l'abbiamo nominato? No, scelgo la paritaria per rimediare e allora ti arrangi, paghi i docenti di sostegno, lo paga la scuola paritaria. Perché trattengo per me che cosa? Mi permetto di dirlo con grande libertà, trattengo per me il pizzo della libertà. Perché questo non avrebbe un altro nome. E allora vedete come gli alunni disabili si collocano. In Italia questo è lo scenario, abbiamo i dati 18-19, 19-20, parziali perché ancora non sono pubblici, peraltro vorrei dire la grande confusione che alberga nei dati del sistema della scuola italiana, perché per ricostruire 20 anni assicuro che ho dovuto spulciare fra numerosa documentazione che è paragonabile al conteggio che fu fatto fare a Rita Levi Montalcini sui topi per vedere se aveva la vocazione per la medicina. È la stessa operazione, inclinata sulle carte a fare, se possibile, in un sistema civile, non poter avere dei dati aggiornati e doverli rielaborare come delle ricerche a livello di, ribadisco, Rita Levi Montalcini, gli anni prima della medicina, che poi hanno fatto ordine anche lì. Quindi gli alunni della scuola disabile, gli allievi della scuola disabile, gli allievi disabili della scuola statale, vedete, sono nella scuola paritaria circa 13.000, nella scuola con 866.000 alunni, nella scuola statale 245.000 alunni. Come mai? Perché la scuola paritaria non vuole disabili? Perché non è attrezzata? O perché io non ho messo le famiglie nelle condizioni economiche di? E pensate, l'ideologia può avere un costo tale per cui io preferisco avere 250.000 alunni disabili a casa senza sostegno perché mi mancano le strutture, i mezzi di trasporto e l'organico, piuttosto che a costo zero permettergli di frequentare la scuola paritaria? Sono domande che sono scomodissime. Che prezzo ha per noi l'integrazione rispetto alla ideologia? Perché vedete, a volte sono delle soluzioni molto semplici, immediate, a portata di mano, e rifiutarle è scandaloso, è improponibile in un paese civile. Difatti, con la scuola che a settembre è ripartita, quali sono stati gli alunni che sono stati esclusi? I disabili. Perché nella scuola statale non era certamente responsabilità del dirigente o dei docenti, ma non era stato nominato l'organico. Un organico sempre precario che noi licenziamo a giugno, così non lo Stato non paga i mesi di luglio e agosto e lo rinomina a settembre. Peccato che questa operazione, che è sempre servita in tempi di Covid, è stata fallimentare, perché col Covid, fra la chiusura delle regioni e la crisi, non ha retto l'operazione risparmio sulla pelle di chi? E quindi com'è possibile fare uno straccio di programmazione per questi ragazzi se ogni anno si interrompe il processo educativo perché il docente cambia? Perché si cambia. La continuità è troppo complicata. Allora, vedete, la Regione Veneto, che ha deciso di investire tanto sulla disabilità, e concludo così, in realtà apparentemente ha fatto un grosso servizio alle famiglie con disabilità, ha permesso l'integrazione, ha permesso il pluralismo, è arrivata ai primi posti OCSE PISA, ma guarda un po', ha risparmiato altresì tanti danari facendo felici i propri contribuenti e soprattutto ha permesso quella integrazione che, come ha detto la dottoressa Stellino, mi ha colpita, ha trasformato la difficoltà in una risorsa. E se questo è vero sulla disabilità, vale anche nella gestione dei danari pubblici, perché quando io questi danari li investo male, non soltanto creo una disabilità che, permettetemi di dirlo e lo dico con grande rispetto e con grande vicinanza, ma perché voglio dirlo da un punto di vista economico, una disabilità
che un costo economico triplicato, perché triplicare la disabilità vuol dire triplicare il costo sociale. Allora, piuttosto che utilizzare degli accordi fra scuole pubbliche paritarie e statali, piuttosto che investire bene questi denari, come abbiamo visto è stato possibile in Veneto, piuttosto che tutto questo, io sono disposta per l'ideologia a procurare un danno economico, sociale, senza precedenti alla società italiana? Beh, è una domanda che ci dobbiamo porre. Perché se la disabilità, che è un costo, io non la trasformo in una risorsa, la trasformo in un costo che cuba tre volte tanto. Insomma, una bella eredità rilasciata ai cittadini per pura ideologia. Queste sono le domande che dobbiamo necessariamente farci e che un buon amministratore di regione ci ha dimostrato, si è fatto e si è dato delle risposte. Altrimenti noi condanniamo l'Italia ad una vita di stenti, dobbiamo ripetercelo, c'è la legge di bilancio in Parlamento, se queste tre soluzioni non le utilizzeremo, avremo semplicemente utilizzato la chiusura come un vaccino. Aumenta la curva dei contagi, chiudo, decresce, apro, aumenta, chiudo, decresce, apro, aspettando il miracolo che in realtà aiuta di che Dio t'aiuta, che si chiama vaccino, che poi inizierà con la diatriba a chi lo fa e chi non lo fa e a chi lo propino per primo. I cittadini è bene che sappiano che la scuola del 2021 non si allontanerà da questa operazione assurda di un lockdown utilizzato come vaccino. E perché lo dico? Perché guardate i numeri del pluralismo e concludo con questa slide, guardate come è collocata la Lombardia, come è collocato il Veneto, cifre di pluralismo educativo, statale e paritario che ancora hanno un senso, che gli permette di guadagnarsi i primi posti OCSE PISA. Poi guardate la Calabria e datevi anche una risposta. Quindi è impensabile che oggi nel 2020 si possa dire ai cittadini italiani devi essere fortunato a nascere nel posto giusto e nella pelle giusta. Grazie Soran. Professore, le 7:30 sono passate, però io non rinuncio a... Se lei vuole non rinuncio alle sue conclusioni. Le mie conclusioni? Sì, oddio. Se vuole. Ma a me sembra... No, qual è il nostro termine ultimo, Serena, oltre il quale violiamo i diritti costituzionali? Degli utenti, insomma, delle persone che ci stanno guardando. Si possono staccare, poi ognuno a casa. Esatto, i nostri, dei relatori, quindi. Giusto, perché gli altri si possono sconnettere. No, diamoci massimo 10 minuti di saluto. No, ma anche meno. Io devo dire, a me è sembrata davvero una bellissima occasione. Un'occasione per non, mi è parsa veramente non retorica, cioè non per così aprire la discussione su un tema che è un po' come dicono gli americani, come quella polvere che cerchi di nascondere sotto il tappeto, no? Cioè a dire quei temi che sono un po' scomodi e non li vogliamo affrontare tante volte perché mettono a nudo, come veniva detto adesso e come è stato raccontato sin dall'inizio, una delle nostre carenze forse più gravi, perché più strutturali e perché più pericolose per la stessa comunità di esperienza, di vita, di cittadinanza che è l'Italia. Cioè, io penso che stasera ci sia stata un'opportunità di approfondire un tema scottante che è questa sorta di sofferenza silenziosa che si sta sviluppando in questi tempi, nonostante gli interventi pur importanti e meno male che c'è una parte della società civile, penso alle associazioni di genitori che la dottoressa Stellino rappresenta, ma meno male che c'è una parte, diciamo, molto vitale che si dà da fare, o c'è una parte della società civile che non ha rinunciato a quel dovere di insegnare, quello di cui la Soran Amonia rappresenta, cioè quella parte di cittadini che hanno deciso di
come dire, di non dare via questa responsabilità, no? Così come un esempio importante di regione che può giocare un ruolo, come dire, può fare la differenza. Questa è una delle cose, sarebbe interessante sempre che l'Istituto Bruno Leoni, casomai così attento a questi dati, potesse studiare questo. A me mi ha molto colpito quell'indicatore dei diritti che avete fatto vedere prima. Mi ha molto colpito come il diritto all'istruzione sia uno dei più falcidiati in questo momento, uno dei più colpiti. Sarebbe interessante se voi, forse ce l'avete questi dati, forse ci sono sul sito, allora casomai puoi dare l'indicazione, se li distinguessimo per regioni, perché ho l'impressione che ci sono già, ci sono già distinti. Li facciamo per regione. Ecco, allora questo è molto interessante perché quindi invito tutti, ottimo, il nostro regista è veramente magico. E allora sarebbe interessante andare a vedere, ecco, giustamente era già per regioni sin dall'inizio. Ecco, guardate com'è differenziata l'Italia, non è per niente tutto uguale. È purtroppo tutta tendente un po' al rosso scuro, però è evidente che ci sono delle differenze, cioè il grado di sofferenza dei diritti, di questo diritto in particolare, non è tutto allo stesso modo, perché è indubbio che alcune regioni hanno delle politiche, come dire, di nei limiti che hanno, nei margini che hanno, che non sono infiniti, però hanno delle possibilità di intervenire. Vediamo, no? La Campania si vede bene, perché la Campania è zona, cioè De Luca ha deciso, ha annullato le scuole anche per ogni ordine e grado. Esattamente, e questo insomma è interessante perché noi siamo un pochettino ormai anche nei confronti del sistema regionale, no? Travolto dallo tsunami dell'antipolitica, anche le regioni sono buttate via come un livello sostanzialmente inutile di istituzioni pubbliche. Potrebbe anche essere vero, temo, ma bisogna saper distinguere, perché ci sono delle regioni, penso anche alla Lombardia, che in qualche modo abbia cercato di allinearsi su certe posizioni, così come non, se andiamo poi a vedere nella sostanza anche altre regioni che apparentemente si presentano come ideologicamente o come riferimento diverso, penso alla stessa Toscana dove vivo, poi se andiamo a guardare, come diceva giustamente Sor Anna Monia, queste politiche alla fine hanno un grandissimo pregio, cioè quello di farsi valere per i risultati che producono, cioè non è un problema di opzione politica o valoriale. Qui chi sceglie questa via di prendere atto che la scuola è una relazione e che quindi tutti gli elementi della scuola, tutti i fattori della scuola, tutti coloro che compongono l'esperienza educativa scolastica debbono essere messi in grado di poter partecipare a questa relazione. Chi si avvia su questa strada poi ha un ritorno in termini di giudizio positivo sull'esperienza anche del coinvolgimento pubblico. Quindi a me sembra, mentre così penso di non rivelare, mentre stavamo seguendo, io e Serena mi ha mandato un messaggio dicendo che noi dobbiamo tanto a quelle famiglie che per grande senso di civiltà, per grande senso certe volte anche proprio di, come dire, di una sofferenza che certe volte è quasi pudore, non voler, quasi di pudica, non... ho detto io, lei diceva pudore. Esattamente. Hanno e stanno tenendo in casa queste situazioni così, così complesse, e davvero bisogna fare un omaggio a queste famiglie che quotidianamente, non hanno paura di dover dipendere da qualcuno o da qualcosa. Questa è la grandezza di queste famiglie, cioè che mantengono questi elementi come elementi positivi della propria vita. Infatti devo dire che questo incontro, forse tutte le chiacchiere che ho fatto sulla Costituzione si possono anche togliere, ma quel video che ha proiettato la dottoressa Stellino all'inizio valeva sicuramente il connettersi e vederlo, insomma, poter vedere come appunto quello che ho cercato di spiegare, cioè come la relazione consente alla persona di venire fuori. Allora, cosa dire? Dire che mi pare che ci sia uno spazio di
costruzione sociale, di realizzazione degli obiettivi e di completamento degli obiettivi minimi che la nostra Costituzione ha consegnato alla Repubblica, ha consegnato a tutte le istituzioni, mi pare che ci sia uno spazio di lavoro ancora molto ampio. E noi dobbiamo assolutamente non sottrarci dalle responsabilità che ci competono. C'è una politica, devo dire, da tempo perseguita, che è quella, la disabilità, di accantonarla. Cioè, fateci caso, è sempre più difficile vedere in giro persone affette da disabilità. Perché? O perché giustamente sono insieme in qualche struttura, o perché sono, se riesco ad andare a scuola, molto bene. Ma c'è un po' quest'idea di non voler, come dire, di non accettare tutto sommato questa sfida che la diversità pone sempre a qualsiasi cultura, a qualsiasi capacità, a qualsiasi identità. L'identità non si preserva evitandole la diversità. L'identità si preserva proprio perché è in grado di dialogare con qualsiasi diversità. Quindi non, io penso che gli esempi che abbiamo visto stasera, i dati, i numeri, ma anche direi le pratiche positive, richiamano a tutti, all'attenzione del governo, di tutti quelli che ascoltano, la gravità di questo problema, la serietà di questo problema. Però mi pare che al contempo dicano anche che c'è una strada, ci sono degli esempi positivi da seguire, e quindi un plauso all'Istituto Bruno Leoni che ha pensato di mettere in dialogo queste realtà. Un plauso a voi ovviamente che avete animato e arricchito l'incontro, e per quel che possiamo, poi ci penseranno i fan di Soranna Mognalfieri a visualizzare e a farci vincere anche la sfida con la professoressa Violini. Sì, però ecco, mi raccomando, Soranna Monia, non mi faccia sfigurare con Lorenza Violini. Fantastici, guardate, io starei ore, ma dai messaggi che sto ricevendo... Guardate, ore le persone starebbero, la gente ha bisogno di tanta cultura, grazie. E gettare proprio un piccolo faro per quel che possiamo, un lumicino, no? Di quelle pilette piccoline, però su un tema dimenticato dalle istituzioni, ma che non va dimenticato dall'opinione pubblica, che anzi dovrebbe proprio fare da controllore. E da watchdog, come si dice in gergo. Io vi ringrazio davvero tantissimo, approfitto soltanto un minuto per ricordare l'ultimo di questi tre incontri sulla scuola, che sarà dedicato alla libertà di istruzione, quindi una scuola libera per una vera uguaglianza nella libertà di scelta educativa, e si confronteranno, oltre a Soranna Mognalfieri, Gian Cristiano Desiderio, che è filosofo di formazione, saggista, giornalista e anche lui docente, e Tommaso Casisti del Politecnico di Milano sul discorso più, come dire, più di frontiera rispetto a quelli che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato nei primi incontri, e cioè se può esistere, se è giusto che esista, se è opportuno che esista, e se è liberale anche che esista, un servizio all'istruzione che sia al di fuori del perimetro pubblico, che voglia essere al di fuori del perimetro pubblico. Mettendo quindi un po' in discussione, ecco, il monopolio nel servizio all'istruzione da parte dello Stato. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio la dottoressa Stellino, naturalmente. Grazie a voi. L'assessore Donazzano, il professor Simoncini e Soranna Mognalfieri, che mi sta facendo compagnia e ispirando in questi incontri. Grazie. Saluto a Daniel. Grazie, era qua prima. Grazie. Un saluto. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao Serena, grazie. Ciao. Grazie di cuore.